intanto benvenuta qui ad Ariano Irpino. Grazie. Com'è stata l'accoglienza in città? Molto bella, siamo stati benissimo, siamo stati ieri a mangiare un ristorante molto buono giù a Melito. E poi siamo stati oggi a fare un altro girettino per le campagne, molto bello, ho anche fatto un po' di bellezze qui al centro benessere oggi, insomma mi sono rilassata, è stata una bella giornata, grazie. Hai colto l'occasione quindi per rilassarti un po' in questo tour così impegnativo che ti sta vedendo, sì, nelle piazze gremite di tutta Italia, alle porte del sogno, quindi il nuovo tour sta andando molto molto bene, la gente ti ama, ama le tue canzoni. Sì, sono molto felice, sono tanti anni insomma che il live è sempre una parte importante del mio percorso artistico e raramente insomma d'estate non mi trovate in tour, non mi vedete impegnata nelle date, è una parte che mi piace, mi dà soddisfazione incontrare il pubblico, mi dà carica e mi permette ogni anno di anche ritrovare il mio repertorio e rinnovarlo, ricrearlo con i miei musicisti con cui è da 6 anni che collaboriamo, quindi insomma siamo belli affiatati e sempre di più una squadra anche tecnica che mi segue con grande professionalità e una produzione quest'anno particolarmente interessante con un sacco di novità tecnologiche e anche tanta diciamo carica da parte nostra perché appunto come ti dicevo riarrangiamo anche le canzoni sia quelle nuove che quelle vecchie in una chiave live attuale, ecco. E poi diciamo che sul palco viene fuori tutta la tua vena rock perché in fondo le... Yeah! sì, ho questa diciamo trasporto per la musica live, riesco a lasciarmi andare e avere un rapporto quasi diciamo di trance con la mia musica, nel senso riesco a liberare la testa da tutti i pensieri e andare con le note, con la musica, a lasciarmi trasportare da quello che racconto e quindi vivere in quel momento veramente il presente, che quanto è una cosa in questo bella. Il tuo amico Vasco ti ha influenzata? Ma mi trovo, devo dire, molto nella diciamo una similitudine, anche lui un grande appassionato di live e sicuramente una carisma proprio rock molto forte, io da piccola insomma già l'avevo visto nei suoi concerti, mi era sempre piaciuto seguirlo, sicuramente è uno di quelli che è come me insomma, si lascia andare sul palco e invece è più diciamo pensatore magari in studio, più anche attento ai dettagli, perché quando mi è capitato poi di lavorarci insieme in studio ho visto anche invece dei momenti più riflessivi, capito, nel lavoro. Stasera come ti senti? Che cosa ci proporrai? Stasera sì, il concerto è un concerto sicuramente di grande impatto sonoro, questo è un po' quello che l'estate portiamo, anche un po' la carica di uno spettacolo da cantare, da sentire nella pancia e poi ci sono dei momenti invece appunto più intimisti dove racconto anche le mie vecchie canzoni in un acustico, in un breve momento dove c'è un medley di tante canzoni vecchie riarrangiate in una chiave proprio come se fossimo davanti a un fuoco molto intimista, quindi c'è spazio sia per un momento di dolcezza sia un momento invece di grande carica, di voglia anche di ballare volendo, di cantare. Ti lasciamo al tuo pubblico e ti ringraziamo tantissimo. Grazie a voi e ci vediamo stasera. Sì. Tutte le estati mi trovo così di fronte al pubblico e mi piace che le canzoni ci leghino, il fatto che a me ricordino tante persone, tanti viaggi, tanti eventi, tante tournée, a voi magari ricordano qualcuno che si è fidanzato, qualcuno che si è lasciato, qualcuno che si è innamorato. È la musica, è il dialogo che si crea, è questa la cosa bella, lo scambio
di tutti i nostri ricordi, di tutte le nostre passioni, per quello che in live è così bello viverlo e non guardarlo su internet. C'è bisogno dello scorrere energia. In mezzo alle pagine di questo mio libro ci sei tu. Conto nostro. Bruci la città!